Questa settimana consiglio comunale importante per quanto riguarda il comune di Ischia, però con un unico punto all'ordine del giorno di natura economico-finanziaria. Presidente Matera, di cosa si tratta? Si tratta del bilancio consolidato 2017 che va approvato diciamo, con questa manovra finanziaria dell'ufficio economico e che mh, appunto, è convocato all'ordine con all del giorno in prima convocazione giorno 31 alle ore 10 e giorno 1 in seconda convocazione alle ore 17. È una manovra logicamente obbligatoria per legge che tende a considerare nell'arco dell'anno se la spesa rispetto al previsionale ha confermato i dati previsti o altrimenti va armonizzato si dice comunque consolidato rispetto a quelli che sono gli andamenti economici nei vari settori di spesa. Possiamo già dire qualcosa rispetto a questo bilancio consolidato, qualche punto che risalta più degli altri? Ah, questa è una nuova introduzione della norma che tiene conto anche delle, degli equilibri sulle partecipate. Tu sai che nell'ambito delle partecipate locali eh, c'erano anche alcune liquidazioni, evidentemente qualcuna che sta ritornando anche in bonus, ad esempio ci Cisievi piuttosto che Ischia Risorsa Mare, quindi questo ha potuto portare sicuramente qualche ritardo, come del resto lo stiamo approvando, insomma, un po' in ritardo effettivamente, però proprio perché alcune di queste situazioni erano ancora in corso, evidentemente si è dovuto aspettare che ci si, eh, ci si equilibrasse appunto anche con la Documentazioni in capo alle partecipate. Tornando al discorso più politico, insomma, in questo Consiglio Comunale non si capisce più dove sta la, la minoranza, visto che sembra che questa grossa maggioranza ormai comprenda un po' di tutto. Eh, effettivamente, diciamo, oggi risulta abbastanza allargata e con numeri sufficienti per garantire diciamo, una serenità all'amministrazione. Poi tu sai, la politica è l'arte dell'impossibile, dell quindi quello che oggi non è domani. Però eh, sembra che le cose siano così, ci auguriamo che eh, questo mh, preluda un periodo di serenità amministrativa.